Una domanda molto diretta, come piace a me rapportarmi quelle poche volte che ho avuto il piacere di farlo con lei. Tornassi indietro, lei, il Mantova, lo ricomprerebbe? Visto soprattutto questo astio che c'è tra due piazze, calcisticamente parlando, sia ben chiaro, Certo, non voglia no, no, ma avere guarda, altri io non fini. sono né Mantovano né Veronese, quindi non è quello il problema. Però Io credo capisce bene, che. Presidente, che già la sua figura, come le ho già detto più volte privatamente, era quella che era dal punto di vista del tifoso. Secondo me questa è stata la goccia a farlo traboccare il vaso, perché ai più, insomma, ha dato non poco fastidio. Poi dichiarazioni di certi dirigenti virgiliani, anche lì, insomma, hanno Sì. buttato benzina e non acqua sul fuoco, insomma. E torniamo al discorso iniziale che mi permette di darti del tu. La Certo. tua figura tante volte viene un attimo non messa in rilievo in maniera positiva, ma non per colpa tua, per colpa di certi due collaboratori. Certo. Chi a suo tempo ha fatto queste dichiarazioni, diciamo così, non ha voluto, diciamo, venire contro me, ha voluto semplicemente difendere il suo lavoro e il suo operato. Tra l'altro è un mio dipendente, messo da me. Voi sapete, chi mi conosce bene, che le decisioni a questi livelli le prendo io e non le prende nessun altro, quindi nessuno mi può comandare, nessuno mi può dire. Al contrario, io non decido mai chi mettere in campo, chi gioca e chi non gioca, perché per me sono tutti uguali, l'ho ribadito prima ai ragazzi, e giustamente tu dici, torneresti indietro, lo faresti o no? Io ti faccio ti do una, diciamo, risposta che è questa. Io credo che è importante, e questo lo sapete perfettamente, che il percorso per oggi, come ha messo oggi il calcio italiano, il percorso di una seconda squadra a Verona non esiste. Esiste una seconda piazza che non è, perché dopo, se no quelli di Mantova pensano, e non è una seconda piazza, vuol dire avere una piazza che ha delle caratteristiche che siano diverse da quelle, diciamo, principali, che in questo caso è il club del Verona, che debbano coesistere e condividere quello che è l'aspetto tecnico, lasciando stare tutto quello che è il resto. Cioè il campanilismo lo lasciamo giustamente fare a chi deve fare, perché quando io posso guardare negli occhi tutti davanti, dritto negli occhi, senza aver preclusioni e aver fatto delle cose scorrette per uno o per l'altro, come imprenditore, come persona, mi sento molto a posto. Dal punto di vista del tifoso capisco le amarezze che ci possono essere, però ripeto, si fa per il bene dei club, e il bene dei club passa dal fatto che ci sono delle possibilità che non potremmo avere, perché giustamente oggi c'è una squadra che ha fatto la seconda squadra vera, tutte le altre non lo possono fare, ma tutte le altre cercheranno di fare la stessa cosa, perché è il modo di fare calcio che si può fare in Italia, questo dal mio punto di vista imprenditoriale. Poi giustamente capisco e condivido se fossi un tifoso di un certo tipo, ma voglio essere chiaro che non ci sono né sottrazioni da una parte né dall'altra per quello che riguarda le possibilità, anzi si rafforzano. Quindi noi, da un punto di vista, e io mi sento di dire nel modo giusto, cerco di fare il meglio per entrambe, ma per fare il meglio per entrambe non vuol dire sottrarre qualcosa al Verona o all'altra, vuol dire creare le sinergie necessarie, tecniche per fare meglio tutto. Perché, ripeto, noi oggi abbiamo la possibilità di fare il calcio nel modo giusto. Purtroppo non sempre queste cose qua vengono capite, è normale, ma ricordatevi che il futuro, e ce lo dimostreremo nel futuro, chi rimarrà e chi vedrà le cose andare avanti, sarà questo. Io sono convinto, cerco di essere, fra virgolette, un pioniere in questo senso, e penso e spero che sia così. Dopo è chiaro che, come tutte le scelte imprenditoriali, possono avere risvolti positivi e negativi. Sicuramente c'è trasparenza e non c'è mancanza di fiducia in quello che si fa, né da una parte né dall'altra. Ma ripeto, oggi siamo qua a parlare del Verona. Il Verona è una cosa importantissima, è la cosa che mi sta facendo perdere i capelli, fra virgolette, perché comunque è un impegno importante, con della gente che lavora, e voi lo sapete quanti, come lavorano per dare il massimo, e io credo che tutti insieme, ripeto, tutti insieme, dobbiamo fare in modo che l'obiettivo finale sia raggiunto, perché è un bene per tutti.